Calpurnia, il nuovo format TV. La moglie di Cesare, la Lex che puniva il broglio elettorale. Un corpo celeste. Ragazzi, arrivo secondo sempre nella mia vita, c'è Fiorello e poi io, c'è il citofono portatile e c'è Francesca e poi io, cioè arrivo sempre secondo, signori. Meglio che terzo, ma peggio che primo. Signori, è il mio destino, quello del numero non 2, 200, però comunque arrivo sempre. Il sogno esce da noi stessi, quindi esprime qualcosa in modo particolare, qualcosa di profondo che è in noi. Quindi dobbiamo ringraziare Freud per la sua interpretazione dei sogni, per quello che ci ha spiegato. Ma i sogni in realtà sono completamente diversi, Nicola. Può essere premonitore un sogno, a volte capita. Ebbene, la vita probabilmente è un grandissimo sogno. È un'illusione, è un'apparenza continua. Saluto Calpurnia e Francesca. Un bacione grande da Rossana Casale. Ciao. Ciao Calpurnia, ciao Francesca, viva Zorro. Ciao Francesca, da Romy Facchinetti, a presto. Ciao agli amici di Calpurnia da Giorgio Piola. Ciao Calpurnia. Ciao Francesca, ciao amici di Calpurnia.